Ciao ragazze, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di cominciare questo video, sono appena tornata dal mare, quindi se vedete questa faccia completamente ustionata e senza trucco, perdonatemi, ma non mi sono fatta la doccia, ho acceso la fotocamera e ho deciso di registrare questo video, tra l'altro sto anche storta, perché mi sono resa conto che è tantissimo tempo che non registro un video a temi LGBT, gay, viene a dire sempre lesbian, lesbici se così si può dire, e siccome giornalmente ricevo, Dio, i capelli, giornalmente ricevo sui miei social messaggi da parte vostra in cui mi raccontate le vostre storie, in cui mi dite, insomma, mi chiedete di fare video con queste tematiche, ho detto ok, anche se è mezzanotte, registro un video. Perché ne avevo veramente voglia, ragazzi, ma veramente voglia di parlare un po' con voi. Essendo lesbica, tratto di più questo argomento, però magari sono cose che possono essere tranquillamente adattate anche al mondo gay, ossia quello maschile. Le maggior parte di richieste che ricevo sono appunto per richieste, tra virgolette, di aiuto su come affrontare il fatto di essere una ragazza lesbica in Italia. Io ho parlato già in molti video di questa tematica e se sentite il rumore è la lavatrice e mi sono resa conto che le cose sono un pochino cambiate nel corso degli anni. Io ormai, boh, saranno 5-6 anni che ho fatto il mio coming out, quindi ne è passata e magari per i nuovi iscritti e per tutte le persone che apriranno questo video e sono su questo canale per la prima volta, nelle mie playlist, nella sezione Love is Love, trovate tutti i video appunto su sfondo LGBT. Ma veniamo al succo della questione. Essere lesbica in Italia è come sopravvivere. Io ho imparato a farlo molto bene, ragazzi, ma molto molto bene. In realtà non me ne è mai fregato niente, e questo per le persone che mi seguono non sarà una novità. Non me ne è mai fregato niente del giudizio degli altri, nonostante abbia spiattellato la mia vita, il mio passaggio dall'essere etero, intanto mi sta scrivendo mia, amore mio, dall'essere etero all'essere lesbica sui social. Ho ricevuto critiche, minacce, ma pesanti, ragazzi, veramente pesanti. Sono andata in giro per il mio paese. Ossia Rieti, sentendomi dire dietro, lesbica di merda, fai schifo. E non vi nascondo che le prime volte è stato abbastanza pesante, me la prendevo molto. Poi andando avanti, non me ne è fregato più niente, ma non perché sia una persona me ne freghista, sia una persona insensibile, semplicemente perché l'aver scoperto questa cosa mi ha resa così felice e libera che sinceramente del giudizio dell'altri non vi dico dove me lo metto. Io adesso vivo a Roma, però quando feci il mio coming out mi trovavo a Rieti, che è un paese, anzi più precisamente io non abito neanche a Rieti, abito in un paesino ancora più piccolo di Rieti e vi assicuro che io l'avevo fatto così spontaneamente, così in modo pulito, che tutto quello che è avvenuto dopo mi ha realmente sconvolto. Mi sono sentita solissima perché ero sola. La mia famiglia adesso è tranquillissima, però all'inizio non l'ha presa bene. E davvero mi sono sentita molto molto giudicata e per alcuni momenti ho pensato, ma è davvero, cioè, ho fatto una cosa così grave? Poi nel momento in cui mi sono resa conto che amare una persona dello stesso sesso o amare una persona in generale è una cosa meravigliosa, è una cosa così pulita che non va neanche sporcata con le critiche degli altri. Non sono queste le cose di cui una persona si deve vergognare, ma si deve vergognare piuttosto di molte altre cose, ma non di sicuro di amare un'altra persona, che sia dello stesso sesso o che sia di diverso sesso. È una cosa meravigliosa e io lotterò sempre, camminerò sempre a testa alta. Me ne sbatterò sempre del giudizio degli altri, e cosa che mi invito a fare anche a voi. Per quanto riguarda il fatto famiglia, per quello ci vuole, per alcune famiglie ci vuole meno tempo, per più famiglie ci vuole più tempo, però sono del parere che, come mi dicono i miei genitori, quando si ha dei figli si vuole solo la loro felicità, e se l'amare una persona dello stesso sesso
li rende felici, i genitori dovrebbero essere felici ed accettare la cosa, perché nascondere un amore o nascondere la propria identità credo sia davvero devastante per una persona. E io quando leggo, mi si è vista una tetta forse, devo mettere qualcosa. Quando leggo i vostri messaggi, alcune volte vi giuro che mi viene da piangere nel pensarvi magari soli, nel pensarvi ad affrontare una cosa del genere soli, ma non lo siete ragazzi, cioè qui ci sono io, ma forse è meglio che me l'allaccio, ci sono qui in questa famiglia, su questo canale, qui giù nei commenti ci sono magari tantissime persone, tantissimi ragazzi o ragazzi che sono nella vostra stessa situazione, quindi non sentitevi soli, anzi utilizzate il mio canale come cavolo volete per conoscervi, per starvi vicino, per contattarvi, io sono felicissima di questo. Se parlo di queste cose è soltanto per dirvi non siete, non siamo soli, come dicevo sempre all'inizio, quando mi sentivo veramente sola e voi mi avete dato tutta la forza per andare avanti e per affrontare la cosa e io voglio farlo adesso per voi. Purtroppo in Italia dipende un pochettino dai posti. In generale, io devo essere sincera, ultimamente non ho più incontrato episodi di omofobia che mi riguardassero. Anzi, ho apprezzato tantissimo, adesso vi racconto un fatto. Poco tempo fa sono stata al mare con la mia ragazza e è venuta una mamma con due bambine piccole, insomma, mi hanno chiamata e mi hanno detto che vedevano i miei video, ci siamo fatti la foto insieme e nel vedere quelle bambine che tranquillamente dicevano ma lei è la tua fidanzata e una mamma dirmi Elisa, io faccio vedere i tuoi video alle mie figlie e sapere che ci sono famiglie così veramente intelligenti, così meravigliose da educare bambine a questa cosa sin da piccoli, a me mi ha ripagato di tutti i video che ho fatto, non me ne frega nient'altro, cioè non me ne frega niente quanto di questo. Quindi se riesco a fare anche dei piccoli piccoli passi, di riuscire a parlare magari a mamme e papà o ragazzi che stanno vivendo questa cosa, io ne sono felicissima. E per questo vi dicevo che comunque io ultimamente non ho riscontrato se non affetto da parte di tutti, non ho più riscontrato fortunatamente casi di omofobia come invece mi è successo all'inizio, ragazzi, ne ho ricevuti veramente tanti, ve lo giuro, ma tanti, 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 tanti. E non vi nascondo che ci sia stata male, anche perché ero sola e quindi non è stato proprio facile. Però mi ha portato tutta ad essere quella che sono adesso, quindi sicura della mia scelta, felice. E la cosa che mi rattrista di più è sapere che molti di voi sono costretti a nascondere questa cosa normalissima e meravigliosa, perché vivono magari in piccole realtà. Quello che posso dirvi è di cercare molte volte anche di evadere dalle piccole realtà, perché non nascondiamoci dietro a un dito. Ci sono molti paesi in Italia in cui il andare in giro mano nella mano con il proprio compagno o con la propria compagna non è ancora possibile, portare a casa il proprio fidanzato o la propria fidanzata non è ancora possibile. Sicuramente vivere in realtà più grandi, in cui ci sono molte persone, molti locali gay, è più semplice rispetto ad un paesino. Io l'ho fatto in un piccolo paesino e ho fatto un macello, ragazzi, perché io ho fatto un grandissimo macello, però tenete davvero duro, non fatevi separare da nessuno, anche se fosse la vostra famiglia, e non me ne frega niente se verrò criticata per questa cosa, perché sicuramente verrò criticata, perché non state facendo niente di male nell'amare una persona del vostro stesso sesso e non mi stancherò mai, mai di dirvelo, mai. E mi auguro che l'Italia diventi un paese sempre più aperto e sempre più un posto sicuro per noi persone omosessuali, ma in generale per tutte le persone, perché ormai è diventato pericoloso anche uscire di casa la sera e andare a fare la spesa. Mi auguro che soprattutto le nuove generazioni di bambini vengano educati all'amore e al rispetto per tutti e per tutto, compresi animali. È un discorso molto generale questo. Io sono diventata zia da pochissimo e sì, mia nipote ha una zia lesbica insomma, delle volte penso, ragazzi, di quanto io sia fortunata ad avere una famiglia come la mia, anche se ci ha messo un pochino, però non tantissimo, che mi accetta e mi ama e che mi supporta nonostante tutti i miei casini, tutte le mie cose e mi faccia sentire
cioè mi faccio sentire sempre il loro sostegno in tutto quello che faccio, in tutto. E ecco qua, io davvero ragazzi ho aperto la fotocamera così stasera, non era un programma a registrare questo video, è come se ne avessi sentito l'esigenza di far tornare sul mio canale questi temi. Si è abbassata la luminosità. Ne ho davvero sentito l'esigenza, anzi, stavo pensando se a voi fa piacere, perché il canale, come dico sempre, è il nostro. Lasciatemi qui giù nei commenti gli argomenti o le domande che volete farmi sempre su questi temi, perché ho deciso, vorrei fare un vlog e un video tutto a tema LGBT a settimana. Magari uno e uno, adesso vediamo un po' come riesco a organizzarmi, perché ci tengo tanto, l'avevo messo un po' da parte questo argomento, però ci tengo tanto che il mio canale, che nel mio canale si parli anche di questo. Ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qua giù nei commenti. E niente, io vi mando un bacio grandissimo, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, se vi fa piacere condividete questo video così magari riusciamo a raggiungere un maggior numero di persone, un maggior numero di... stavo dicendo di insulti. Io ormai gli insulti così, così, ma chi se ne frega ragazzi, quando parlo di insulti non tanto qua su YouTube, ma dovreste vedere quelli che poi mi segnalate voi, tutti gli articoli che in continuazione dopo 6 anni ancora escono sul mio coming out, quello che la gente scrive sotto. Se vi capita andateli a leggere perché sono molto interessanti come le persone mi vogliano bruciare, come tipo una strega attaccata ad un palo. È molto molto interessante i modi in cui vorrebbero vedermi bruciare solo perché sono lesbica, questo è molto interessante. E niente, io vi ringrazio come sempre di tutti i messaggi che mi mandate. Vi prometto che piano piano risponderò a tutti. Un bacio, al prossimo video.